Allarme rosso! La statua SCP-173 è appena evasa dalla sua cella! E insomma, dottoressa, le stavo dicendo che mentre sorseggio questo ca... Sì, ma lei fa schifo a mangiare, ma capito, mi scusi, ma capito, che... ma sto mangiando, insomma, un attimo di dignità! Comunque, le stavo dicendo, mentre sorseggiamo questo gustosissimo caffè, che io tenevo sempre con me la famigerata maschera possessiva SCP di fama mondiale. Allora, io gliel'ho detto un sacco di volte non lo dovrei che portare. Non era il caso di portarla con sé. Però purtroppo ho deciso di farlo lo stesso. E mi è stata rubata. Ma deve essere stato qualche class D o qualche altro sguardiano. Dottore, magari. Mi sta dicendo che le è stata rubata la maschera possessiva e lei non ha denunciato il fatto? Lo sto dicendo adesso, lo sto denunciando in questo momento. Quindi adesso dobbiamo fare un po' di indagine. Ma dovrebbero suonare gli allarmi? No, teniamo l'incidente. Teniamo l'incidente per noi, che non si sa mai. È sempre meglio non dare l'allarme. E poi quello arriva, le punta la pistola in testa ed è finita. Sì, ma è sempre meglio. Che sta a fare quell'altro? Salve, dottore. Stai manomettendo le porte? Assolutamente no, il capo della sicurezza mi ha avvisato. Devo aumentare la sicurezza di tutte le porte. Per il via del furto della maschera possessiva. Esattamente, molto pericoloso. Ho anche una comunicazione da dargli veramente velocemente, perché non abbiamo tempo da perdere con le sue coccolacche. Assolutamente sì, una delle cavie è la più stupida di tutte. Sta parlando all'infinito da solo, sta disturbando tutte le altre. Ah, interessante, interessante. Ma è quella che non dormiva da un sacco di tempo. Magari ancora, non lo so, qualcosina. Potrebbe essere che, che è in possesso della possessiva maschera. E quindi potrebbe essere che in questo momento sta parlando. Dottore, si è fatto mettere le mani addosso da lui? Guardi, io sinceramente non avrei mai voluto farmi mettere io le mani. Io lo presto subito, signore. Adesso ci pensiamo noi, ci pensiamo noi. Ci penso io, anzi, guarda. Lasciatemi un attimo solo, perché è una fase delicata. Non vuole essere scortato, è pericoloso. No, dottore, non c'è problema. Dottore, mi sento, ho delle informazioni importanti, mi fate uscire. Prego. Ah, ok, ecco, dottore, veramente è successa una cosa incredibile. Ci sta questo davanti a me, non mi fa dormire, continua a parlare con qualcuno, ma è solo. Ho capito. Grazie dell'informazione, sei un vero e proprio Snitch. Grazie, entra dentro la cella. Torno dentro, mi raccomando, stia attento. Penso io da questo momento in avanti. Come dici? Forse c'è bisogno di indossare. Esatto, il buono è gravissimo, pericoloso. Dottore, stia dietro per cortesia, state zitti, sta parlando. State zitti, devo ascoltare. Aspetta, cos'è che dici? Devo andare? Deve andare? A fan bagno? Forse. Aspetta, sentiamo bene. Perché ma sta non parlando. Ma può uscire? Come fa ad andare? Infatti, aspetta, è molto strano. Mi sento tutto rigido. Cosa tutto succede? Rigido? Oddio. Mi sento rigido. Oddio. Ma che sta facendo? Non ne ho idea, ma sicuramente sta parlando con qualcuno, ma non può, non è solo. Non ho quasi forza per mettermi la maschera. Ma la maschera? Che devo farlo? Oh, Santa Maria, aspetta. Non mettere la maschera, è una stupidissima idea, fermati. Ma io devo. No. Ascoltami bene. Quella maschera l'hai trafugata, sei stato veramente stupido. E verrai punito. L'ho trafugata, era per terra e mi ha chiesto lei di raccoglierla. Molla la maschera subito, molla la terra. Fuori, zitto, ci sto pensando io. Sto gestendo la questione in un modo diplomatico. Allora ascoltami bene, cavia. Devi darmi subito quella maschera, ha un pericolo letale. Tu non puoi indossarla, moriresti. Lei mi dice le cose. No, fermo. Dottore, okay? Lo salve. Ne stiamo parlando. Allora tu quella maschera non la devi mettere, perché se la metti prenderai il controllo del tuo cervello, che già è limitato. Pensa se te la controlla. Ma e ti farà fare cose orribili. Dottore, non è abbastanza, tocchi qualcosa tipo l'aspetto fisico. Non riesco a muovermi e la mano a momenti vada sola. Ti renderà brutto, ti renderà, non la mettere. Attenzione, io sono pronto a... Non mi guardare. Non ti guardo. Hai metti uno specchio per caso? Metti la maschera, se la devi mettere, togli via le palle che ti ammazzo. Okay. Lo sapevo, l'ho messo. Che è successo? Cuore! Ho dovuto farlo, amici. Ma quello che schifo è? L'ha terminato! Ho dovuto farlo. È un cervello? Silenzio, dottoressa. Allora, questo è un incidente che dobbiamo scrivere immediatamente nel nostro rapporto. Purtroppo la cavia, ho dovuto ucciderla perché ha indossato, dottore, la maschera. Questo è il suo cervello. Siamo degli imbecilli. Perché? Cos'è successo, signorina? Siamo tutti e tre chiusi dentro la stanza di 002, dottore. Ragazzi, non c'è problema. Il mio cacciavite è pronto all'uso. Dovete stare più che tranquilli. Va bene, l'importante, dottore, è che... non posso andare alla porta. No, ecco, è quello qua. Forte, scherza, signorina. Assolutamente, prego, venite pure, l'aggiusto io. Aggiusti, per favore. Allora, non c'è problema, veramente. Questo incidente è stato molto brutto, secondo me. Dobbiamo fare il rapporto al centro. Questo da cosa hai imparato da questo incidente, che non, dottore, devo assolutamente mai più andare in giro con la maschera possessiva o altri SCP molto pericolosi. Dottore, sì, un punto in più al dottore. Però, dottore, mi dispiace. Il capo dottore della sicurezza. Va tutto bene là fuori, per cortesia, cavia. Aspetta, allora, ascoltami bene. Ho sentito degli spari, qualcosa, dottore, mi scusi. Aprimi la porta, usiamo la cavia. Prego, esci pure, vieni pure. No, il capo, okay, della sicurezza mi ha detto che deve essere più severo con i detenuti. Cioè, posso randellarli anch'io, perché sinceramente quasi. Ascolta, stai zitto immediatamente, eh. Ma scusi. Stai zitto immediatamente, sai. Ma scusi. Ascoltami bene, eh. Non farlo mai più, non ti venga in mente un'altra volta di insubordinare in questa maniera, eh.
Ma non volevo, scusi, sono sotto di lei io. Per quanto riguarda te invece, classe D, cosa devo fare? Ti dobbiamo portare a fare un nuovo esperimento. Signorina, mi sono riposato abbastanza. Sì, dottore? Ci porti dalla statua, dobbiamo testare le sue funzionalità di strozzamento. Assolutamente, sì, dottore. Sì, sì, come mi sono segnato nella mia cartelletta, dobbiamo testare il rischio. Aspetta, una domanda, mi scusi. No. Ma lo strozzamento verso i... No, va bene, non faccio domande. Non ci sono domande, non ci sono domande. Ti daremo una sciarpa per rafforzare il tuo collo in modo tale che tu possa anche non morire. Cos'è successo? L'ho preso molto, l'ho preso molto. Questi sono gli incidenti della volta scorsa, nessuno ha pulito come incidenti al solito. Incidenti della volta, che schifo, eh. Dovevo pensarci io, sinceramente, mi scuso. Dovevi pensarci, dovevi e non ci hai pensato. Senti, fai una cosa, vammi in infermeria a prendere l'altro avanzo di galera, così. Perfetto, prendo anche la sciarpa pure che ha chiesto lei. Siamo anche lui, hai capito? Che magari è un po' più frollato di questo e gli va bene. Allora, signorina, qui è tutto po'. Oh mio Dio! Dottore, che è successo? Non sembra buono questo, dottore? Non sono esperto. Taci, lurido pazzo. Scusi. Qua è successo un disastro, signorina! Questo è dottore! La statua è scappata! Quelli sono escrementi, sono le scorie che lascia in giro. Vedete? Ma è scappata! Schifo, lo so! State indietro, state indietro, ci penso io. Ha manomesso addirittura la pulsantiera e la porta, guardate, la sfonda. Guardi lì, dottore, ha sfondato tutto! È stato un buco enorme! Oh Jesus! Qua è veramente un problema. Guardate. Oh mio Dio, guardi la cella, che schifo! Deve essere scappato dopo che nessuno ha pulito! È gravissimo! Devo dare l'allarme, non è incredibile! Ho portato il detenuto! No, 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 chiamami! Dottore, dov'è la mia maschera? Me la ridia! Stai zitto, non è assolutamente il momento! Abbiamo taci. Altri problemi adesso! Questo è un danno di scala rossa, proprio Keter, massimo del rischio di fuga, anzi ormai è già fuggito. Guarda qui, tutta la monnezza, e questa è stata colpa nostra, che schifo. Qui c'è stata negligenza, perché se non gli si pulisce la gabbia, lui scappa e infatti è scappato, guarda qua. Ma siamo a conto di personale, dottore! È morto qualcuno qui? Loro due, voi due siete stati descostolettizzati dalla statua. È vero, statua. Mi ricordo, ecco perché mi era così tanto familiare questo posto. E dovevate pulire, e invece non avete potuto pulire perché siete stati decostolettizzati. Chiedo scusa, dovevo fare di meglio. Mannaggia le vostre madri. La prossima volta lo faremo, la prego, non ci ormai non c'è più una prossima volta, allora. E adesso, scusi, potrebbe essere ovunque la statua, che facciamo? Voi due, schifosi. Proprio ritrovarla. No, questo è troppo. Resterete qui e pulirete i resti, va bene? Vi metterete qui. Deve essere lucida, ci devo poter mangiare. Sì, chiudiamoli dentro. Sarà perfetta al nostro ritorno. Sì, sì, sarà perfetta al nostro ritorno. Tutti bravi con le parole, poi con i fatti. Tanto dobbiamo essere noi a andare in giro, no? Signorina, aspetti ogni volta aspetti che mi armo anch'io. Ecco qua. È meglio, queste pistolette di ordinanza sono molto pistolette. Venga, signorina, entriamo. Secondo dottore, me. Dottore, guardi che ha fatto le pulsantiere. Sì, sì, le ha divelte, ha scassato le porte. Bella statua. Ha una potenza bella potente, insomma, potenza potente. Guardi che è pericolosa, eh. Dottore, questa se non sbaglio era una cella in manutenzione, quindi in teoria non dovrebbe esserci nessun SCP al momento. E invece Vieni, dottore, avvicinati. Mi sono perso, incredibile. Però ho preso l'allarme, lo posso installare, chiamo gli aiuti se vuoi. No, è inutile, anzi ci avremmo una figura barbina noi, perché direbbero perfetto. Tutti che lo schifo. Lo butto. Lo lasci perdere. Andiamo insieme. Ho veramente paura, non sono attestato per questo, mi va sa. Tutto abbastanza bene, la traccia, la scia di tracce è molto netta. E ha scassato anche questa pulsantiera, guardi, sabotata completamente. Non che la posso aggiustare io questa, che se vuole. Cosa orribile! No, no, non è il momento di aggiustare alcunché. Andiamo insieme invece, venite con me, state attenti. Prima io, dottore. Attento, dottore. La sua vita non è sacrificabile, mentre la mia lo era, attenzione. Guarda, questo sacrificio è molto gentile da parte tua, ma non ti preoccupare. So cavare. Ma quanti organi ci sono a terra? No, vedi, questa roba qui è proprio... Hai presente che la statua della dietro statua, che schifo. Ha quella scia di sporcizia, lei ha quella sporcizia. E questa qui ne deriva. Sì, è questa qua, è proprio il suo sgabbirro, si chiama in termine scientifico, lo sgabbirro. È veramente disgustovolo. Sì, lo so. Però noi dobbiamo ritrovarla e per fortuna questa traccia ci dà un'indicazione su dove può essere, dottore, andata. Ma questa porta è intera? Sì. È strano, probabilmente era aperta quando la statua ci è entrata dentro. Quindi molto probabile, era aperta per via della manutenzione. Ma può aprirla questa, vero? Lurido, schifoso. No, veramente, non volevo dirlo tu io per cortesia. Tu hai fatto la manutenzione lì dentro. Non sono esperto in e manutenzione. E tu hai lasciato la porta aperta attizzando la statua. Ci posso credere? Io mi dimentico queste cose, dottore, mi dispiace. Mi sono dimenticato anche di guardarla negli occhi a una certa. Mi stava correndo incontro, sono dovuto scappare. Ma brutto imbecille, io lo sapevo, guarda. Vuole che le apro io la porta? Se ne combini un'altra, io te lo dico, diventerai un class D, verrai istantaneamente convertito. Ne ho fatta già un'altra. Un'altra, cosa hai fatto? Ho fatto la manutenzione ai ragni, quelli che ti entrano nell'ombra. Ma basta, mi sono dimenticato di prendere la luce. Vai,
Tobias, va, vai. Porca miseria, ma lo licenziamo, per ma favore. Sì. Fuori dentro, adesso gatti. Però silenzio, dobbiamo entrare. Vai a accendere la luce, ragni, e togliti dalle palle. Ok, vado subito. Incompetente, ok, signorina. Ok, è pronto, qui. Dottore, le apro io la porta. Apra lei la porta, io entro, va bene? Okay. Sto in campana. Dottore, vada, dottore. Sono pronto. Però stia zitta perché mi mette ansia, signoria. Ok, allora, la situazione è più sotto controllo di quanto pensassi, poiché la statua è in compagnia degli occhi, degli iPod. Gli iPod fanno un po' la guardia alla statua, perché la guardano, no? A volte. Poi la dipende. Stanno guardando tutti. Però ne hanno un po' timore. Vedo che sono arrampicati sui muri. Questo è un chiaro segno di timore. Lei, dottore, signorina... si sta muovendo la statua. Proviamo. Lei si giri, si giri, si giri. Va bene. Ok. Si giri di più. Ok. E non si muove. Guardi che la stanno tenendo d'occhio. Alcuni degli iPods stanno proprio fissando la statua. Le stanno impedendo ogni minimo movimento. Questo è un test inaspettato che veramente ci può dare degli elementi prendo nuovi. Prendo subito nota, dottore. Sì, e scrivo attenta, tutto. Stia attenta a scrivere, però. Che lo, qui lo guardo e scrivo, dottore. Abbassiamo gli sguardi un attimo qua. Andiamo a finire con lo spezzato in infermeria di brutto. Quindi io. Lei, signore, rimanga qui che io arrivo. Aspetti un attimo. Va bene? Ok, tanto qui è abbastanza sicuro. Vado a chiamare uno dei class D, così facciamo un bellissimo test, sparatest, e gli sistemiamo un po' la famiglia a quegli altri. Anche la guardia, però. Eccoti qui. No, per cortesia, scusami. Attento, ti attacca quello. No, cosa hai fatto? No, ho fatto il danno, Sei veramente dai, non prendi questa torcia, ti servirà. Ma sparagli, sparagli, seccali. È vero, ho il fucile. Dove sono morti, forse? No, sono entrati. No, no, se sono entrati a me. Lion, ti prego, no, Lion, eccolo là. Ma poi guarda che sei un imbe. Devo sparargli a tutti questi ragni maledetti. Oh, che qua bisogna sempre risolvere i problemi degli altri. Comunque, questa cosa è veramente indecente. E io mi sono stancato di dover risolvere i problemi che fanno gli altri, perché qui non si può vivere più. E io voglio una collaborazione decente, non di persone che mi combinano i disagi. Guardi quanti ne ha fatti scappare. Ma io non ci posso credere, ma veramente, ne scappa uno, ne scappano 20. E non mi ha neanche portato quegli altri imbecilli schifosi che non sono altro. Dove stanno? Eccoli. Dottore, qua c'è un'emergenza. Il paziente ha inalato qualche cosa che c'era per terra. Dottore, non sta bene. Non sto bene. C'erano le scorie per terra e credo di averle inalate per sbaglio. Ascolta. Hai 3 secondi per alzarti, per esalare quello che hai inalato, perché io ti sfondo. Ho bisogno di soccorso. Ti basta, ne vuoi di più? No, vuoi più soccorso? Esco. Ok, qualcuno vuole altro soccorso, altre attenzioni, cure? Ma cosa dobbiamo fare? Sto molto meglio. Un po' d'acqua? Avete bisogno di un po' d'acqua? No, sto bene, sto veramente idratato. Anche quello. Vabbè, io ve la do lo stesso. Un po' d'acqua. No, la prego, mi fa malissimo. Magari da mangiare, volete qualcosa da mangiare? No, veramente sto messo malissimo, la prego, non lo faccio. No, io sto bene, la prego, davvero, sono obbediente. Ottimo. Qualcuno ha inalato qualcosa, magari che ha bisogno di aiuto per caso? No, io non ho inalato niente, aria, sto benissimo, guarda. Ok, ti ricordo perché giustamente magari poteva aver inalato qualcosa, quindi l'ho nuclearizzato. Ha fatto bene. Allora tu devi fare un test, cammina, vai. Ok, sono dritto, tutto dritto vado. Tutto dritto, come un treno. Ok, non mi fermo, tutto dritto. Tu non ti fermi, perché se ti fermi io da dietro. Zap. No, per favore, no, guarda, non voglio neanche cascare. No, perché se caschi io da dietro, di nuovo. Dottore, ma qua è un disastro veramente, ma l'avete catturato? Guarda, ci stiamo lavorando, infatti è proprio lì che dovrai subentrare tu, Bello energico. Sto prendendo. Sì? Non puoi. Non c'ho la carta. Tu. No, scusi, però che cavolo! Scusi, dottore, scusa. Però sono adorabili, dottore, non è colpa mia. Uno vedi come guardi come felice. Zitta, vada nella cosa di osservazione, vada. Sì, dottore, sì, vado. Oh, da dove si passa? Scema, dove va? Ah, da di là? Dottore, signore, non mi lasci di nuovo con questo. Non la prego, veramente. L'ultima volta mi ha fatto malissimo. La prego, la sto pregando. Guardi la statua. No, dottore, dove sta andando? Dottore, la prego. Io vado. Tu guarda la statua, Sì. Guarda la statua. Che bella la statua. Ti piace, sono sicuro. Ti troverai benissimo. Guarda, mi sto guardando male. Guarda che ha fatto un casino. Guarda che imbecille. Che non è altro quello lì, Veramente. Signorina, sei addormita? Dottore, ma che è successo qui? Cioè, per arrivare in questa stanza è possibile? Perché hai gli occhialetti, imbecille? Se te è passata... Cosa è successo? No, mi scusi, capitano, me ne sono scappati altri. Me li sono dovuti mettere perché non ci vedo più. Non, dottore, ci vedo veramente più. Va messo in isolamento, assolutamente. No, secondo me gli sono entrati nel cervello. L'ho isolato io. Andiamo a vedere fatto quell'altro, bene. Signorina. Che schifo comunque sta gente. Non si avvicini. Sta dove non si avvicina. Non veramente. Dottore, allora, ci senti? Questa parte. Sì, la sento, no, la sento. Allora, non guardarla più. Va bene adesso. Ok, guardo voi, mi vedete, io non vedo. È tutto strano. Dovrai uccidere. Dottore, veda.
Dovrei uccidere un occhio per volta finché non saranno pochi. Ma signorina, però dobbiamo fare un test. Cioè, ma dottore, ma sono adorabili. Ma è vero, è vero. Sono dottore, adorabili. Ho una pala. No, ho una pala no, io. No, no, no. Palate mi sembra veramente eccessivo. Dottore, devo farlo. Sennò quelli sono duri. Vai così. Allora, prova ad andare dalla statua, vicino alla statua, va bene? E okay, dai le molto spalle. Vicino, bravo. Ecco. Vai, vai. Ok. Vicino. No, okay. No. Più vicino, più vicino, più vicino. Mi sta toccando, mi sta toccando. Ok, adesso. È onorevole, dottore. È vero, nessuno si era mai avvicinato così col collo dottore, integro. Dottore, mi sta toccando le spalle, sta facendo girati qualcosa. Girati e dalle un pizzone e poi rigirati. Dottore, devo farlo davvero? Sì, lo devi fare davvero, cioè sei un test. Ah! Ok. Prova con la pala un po', magari. No, questa mi fa. Vai, vai. Prendi quella. È particolarmente non reattiva la statua. Bisogna ricordarsi questa cosa, che quando c'è da pulire la cella si portano gli iPod, dottore. È vero, è un'ottima idea, signorina. Aspetti, dottore, apro perché un buco. Sta spaccando il vetro? Vieni qui. Ah, sto arrivando, dottore, eccomi. Peonus, allora, vediamo un po'. Potrei aiutarti io. Uccido gli iPod con la mia pistola laser e... Dottore, ma non può. Signorina, bisogna fare i test, bisogna fare i test. Anche io non vorrei, però si fanno i test per vedere, per imparare, per conoscere. Dove stanno? Ah, ecco, lì. Sono qua dietro, sono in mezzo alle 10 spugli. Allora, ne ammazziamo qualcuno. Oddio, tu, non voglio guardare. Tu guarda, mi raccomando. Io lo sto fissando. Ottimo. Allora, ce ne sono meno adesso, però sempre qualcuno in giro sta, Ok, dovrebbero essere meno adesso, Ti senti più... Prova a girarti un attimo di spalle. Lo faccio, va bene. Vai. No, ancora. Sta succedendo. Ancora no. A meno che signorina stava guardando lei la statua, non me lo dica. No, non stava assolutamente guardando, dottore. Ok. Allora, non dovrebbero essere rimasti altri iPods. Quindi, io credo che adesso, se ci giriamo di spalle tutti quanti, il signorino verrà fulminato. Mi dica quando, faccio un bel respiro prima. Allora, 3, 2, 1, girati di spalle un po'. È stato trullupinato. Segni, signorina, segni. Questo è un esperimento serio. Segno tutto quanto, dottore. Sto documentando ogni cosa. Scriva, Elia, ha proprio rotto bene, anche con più foga, perché evidentemente stava desiderando il momento la statua da tempo. Ma era sempre osservata e quindi stava covando. Allora, ascoltami bene tu. Dottore, in pericolo. No, mi scusi, dottore, per niente, dottore, niente. Dottore, niente. No, mi scusi veramente. Sono stato veramente un pessimo guardia. Ma pessimo, ma proprio pessimo. E poi, migliorare, però. Poi vienimi a chiedere a mensa: ma cosa ho fatto di male, dottore? Che lei mi sgrisa. Cosa hai fatto? Io comprendo i miei limiti, li comprendo, ma voglio superarmi. I tuoi limiti sono, porca miseria, vivi in un cubo uno per uno. Questo è il tuo limite. E quello è totale, casa mia, me l'ho dato quello. Totale, un limite totale intorno a te. I tuoi limiti sono tutto intorno a te. Ecco, questa è la verità. Come la banca, una cosa veramente. Stai esagerando, dottore. Per adesso sia. Ci sarà molto da aggiustare qui, perché la situazione è completamente distrutta. E qui va aggiustato tutto quanto, va riportata un'altra volta la statua nella sua locazione. Però... E vanno reintegrati gli iPod. Sì, è vero, poverini quelli, li abbiamo proprio fatti finire male. L'imbecille ha fatto scappare i ragni, io li ho dovuti nuclearizzare, non ci posso... però. Dobbiamo reintegrare anche i ragni. No, sì. Io gli ho acceso la luce. No, perché li ho ammazzati quasi tutti, perché sei un cretino, li hai fatti morire. Sei un imbecille. No, perché mi sono pensavi, tutti. Non pensavi, perché tua nonna. Competenti, un branco di scimmie. Complicato. Sei veramente una scimmia. Tu sei no, una scimmia. Fai la scimmia. Fai la scimmia. Cerca di arrampicarti sui muri. Facendo la scimmia. È giusto così, Cioè sarà un sarà un SCP. È poco pensile come scimmia, però. Fa pure schifo, infatti. Manco quello sai fare. Non sai fare manco la scimmia. No, quella la so fare. Non è vero, perché si arrampicano le scimmie. Tu non ti arrampichi, fai schifo anche così. Tra un po' mi arrampico pure io. Guarda, meriti la morte. Dai, meriti. No, di nuovo, basta. Dottore, su via, che siamo anche in carenza di cose qua. Come si chiamano? Le munizioni. Munizioni. Però io, guardi, quelle le ritrovo sempre. Ho rotto tutto. Non ci posso credere. Signorina, cosa mi è preso? Signorina, una malattia mi ha preso. Dottore? Picchio da solo. Cosa? Signorina, la sollevanza. Dottore, non mi dica che ha di nuovo la maschera, dottore. Ma che? No, mi è passato. Non so cosa mi è. Però ho rotto il coso adesso. Come ti posso credere? Come dottore, risolviamo? Ci ma posso pensare io, un incompetente. Guardi, come ha fatto a mano nuda? A mano nuda, perché ho i pugni nelle mani talvolta io. E mi prende bene così. Ogni tanto ho questi pugni nelle mani, vengo fuori e non mi tengo più. Deve ricordare un attimo, dottore. È troppo secondo possente, me. Però. Allora, c'era un altro test in programma. Dovevamo visitare la living room con i class D. Dovevamo testare la pericolosità della living room. E io direi che è abbastanza urgente, perché ce l'abbiamo lì da un po' e non abbiamo testato. Sono assolutamente d'accordo, dottore. Posso rendermi utile questa volta? Lo sapevo. Ma quella porta si è aperta da sola? Ma che è spiritata la fondazione? C'è qualcuno? Forse no, qualcuno mi è scappato di nuovo.
provo a non dirlo. Mi sa il computer. Ascolta. No, no, veramente, no, non l'ho fatto apposta, ve lo basta, giuro. Basta, dottore, basta, io non ci posso credere, lo licenziamo. Allora, da adesso in avanti sei class di 003, no, vai qua dentro. No, per favore, vai qua dentro. La supplico. Allora, vai, dai alla signorina le armi subito. Vabbè, ho solo questa qui, pure scarica. Eccole. Ma che schifo, pure, guarda. Cioè, pure, pensa a cosa serviva questo? A niente, non serviva a niente. Ma chiamate me per l'esperimento. Silenzio. Infatti, chiamiamo lui per l'esperimento, dottore. Potrebbe essere un ottimo elemento di arredo. Altri class di, date il benvenuto al 3, al numero 003. Ah, benvenuto, compare. Mi senti dalla cella? Ciao, no, ti mancava un nuovo amico. Hai visto? Che schifo. Ecco, no, che schifo fai te. Che schifo fai te. Fai schifo. E torna all'infermeria. Non merita neanche la divisa da soldato. Ma no che non la merita. Signorina, prepari una nuova tutina arancione per lui, che sia particolarmente stretta pure. Non si preoccupi, dottore, per la prossima volta avrà la tutina più stretta che abbia mai visto. E andiamo a preparare il nuovo esperimento, signorina.